Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo degli intervalli. Che cosa sono? Cantare in libertà. Gli intervalli sono praticamente le distanze tra le note, si chiamano intervalli. E vi spiego, ad esempio, in una scala maggiore. Quali sono gli intervalli e come si chiamano? Partendo sempre come riferimento dal Do, avendo il Do come riferimento, avremo il Re che è la sua seconda, Mi terza, Fa, Sol, La 6, Si e Do è l'ottava. Gli intervalli possono essere di diverso tipo, possono essere maggiori o minori, oppure giusti. Vediamo questi. In una scala maggiore, gli intervalli sono o maggiori o giusti. Quindi, l'intervallo di quarta e di quinta è detto intervallo giusto. Quindi, Do Fa, Do Sol, questi due sono intervalli giusti. Ovviamente anche l'intervallo di ottava, Do, Do, è un intervallo giusto, detto giusto. Tutti gli altri sono intervalli maggiori in una scala maggiore. Quindi il Re sarà una seconda maggiore, il Mi sarà un intervallo di terza maggiore, il La una sesta maggiore e infine il Si sarà la sua settima maggiore, intervallo di settima. Si chiamano anche gradi, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo grado della scala. Che cosa succede? Gli intervalli, quelli che sono maggiori, se scendono un semitono, quindi ad esempio se noi il Re, che è la seconda maggiore, abbiamo detto, la facciamo scendere a Re bemolle, che se andiamo indietro sappiamo che il Re diventa Re bemolle, questo intervallo sarà ancora di seconda, ma anziché essere maggiore si chiamerà intervallo di seconda minore. Quindi se scende mezzo tono un intervallo maggiore diventa un intervallo minore. Facciamo un altro esempio. Do La. Questa è una sesta maggiore. Se il La lo facciamo scendere a La bemolle, sarà una sesta minore. Così vale anche per il Si, per tutti gli intervalli che erano maggiori, se scendono diventano minori. Mentre gli intervalli giusti, quindi di quarta e di quinta, e poi ovviamente anche di ottava e di unisono addirittura, questo è un intervallo di prima giusta, però. È chiaro che se non è giusto l'unisono. Che cosa succede? Gli intervalli giusti, se scendono, non diventano minori, ma diventano diminuiti, si dice. Mentre se aumentano, diventano aumentati. Così anche vale per gli intervalli maggiori. Se aumentano, diventano anch'essi aumentati. Quindi se noi abbiamo Do La, intervallo maggiore, il La diesis sarà una sesta aumentata, mentre il La bemolle abbiamo detto minore, mentre se abbiamo un intervallo giusto, ad esempio di quinta, Do Sol, il Sol se aumenta, quindi se cresce di un semitono sempre, diventa una quinta aumentata questo intervallo, mentre se scende di un semitono, diventa una quinta diminuita. Ok? Ultima precisazione, l'intervallo minore, se dovesse scendere ancora di un semitono, diventa anch'esso diminuito. Quindi, se noi abbiamo una terza maggiore, Do Mi, se scendiamo di un semitono, diventerà Mi bemolle, quindi una terza minore. Se scende ancora, diventa Mi doppio bemolle ed è una terza diminuita. Ma questo è, si va un po' troppo in un particolare approfondimento che non vi spiegherò adesso, ma l'importante è che voi capiate che queste distanze si chiamano intervalli e quali sono gli intervalli più importanti per poi costruire gli accordi la prossima volta. Praticate gli intervalli, cercate di capirne l'essenza. Io vi lascio uno schema in modo da essere più chiaro possibile di quali sono gli intervalli principali. Una volta capito bene il sistema degli intervalli, possiamo poi passare a capire come si formano gli accordi. Vi
gli accordi per imparare a suonare delle canzoni. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.